Dall'Ungheria in realtà ci spostiamo a parlare di Terra Santa, lo facciamo con Giuseppe Di Giacomo Pepe, dottorando di diritto internazionale presso la sede di Palermo dell'Università LUMSA. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Felice, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Partiamo proprio da qui, dal tuo recente viaggio in Terra Santa. Perché andare in Terra Santa per te anche a livello non solo religioso, ma soprattutto anche giuridico, di ricerca, o perché visitare questi luoghi per chi studia diritto internazionale? E cosa hai trovato? Qual è la realtà oggi in Terra Santa e qual è la tua analisi sullo scenario geopolitico della Terra Santa? Una domanda densa di, insomma, di tanti spunti, cercherò di rispondere a tutti. Beh, sì, sono stato nei luoghi della Terra Santa, a partire dal 26 marzo per 12 giorni. Mi chiedevi le ragioni. Effettivamente è un viaggio che si può fare per tante motivazioni. Alcuni vanno un po' per ragioni esclusivamente di carattere spirituale, altri lo fanno semplicemente per curiosità o per approfondire aspetti culturali e storici. Io devo dire che effettivamente ho coniugato un po' le due cose perché appunto da cristiano, da cattolico, effettivamente andare in quei luoghi e toccare con mano la storicità di una figura, quale quella appunto di Cristo, effettivamente è un'esperienza sicuramente molto bella, molto forte, però da giurista, in particolar modo da internazionalista, sono luoghi che da sempre costituiscono uno scenario di conflitto ed effettivamente anche di grandi tensioni. Questo è un periodo in cui queste tensioni si sono particolarmente acuite e chiaramente diciamo, ciò dipende dall'instabilità politica dello Stato di Israele. Ricordiamo che in 4 anni ci sono state ben 5 elezioni e di recente vi è stata la formazione del governo di Benjamin Netanyahu, il quale diciamo, raccoglie tutta una serie di forze politiche estremiste e reazionarie. La volontà di questo governo di creare una sorta di teocrazia ha chiaramente fatto insorgere la componente laica dello Stato e ovviamente l'acme si è raggiunta con la riforma della giustizia, col tentativo di riforma di giustizia. Io peraltro mi trovavo lì i giorni in cui è stata sospesa, per fortuna, perché addirittura erano stati bloccati i collegamenti tra Tel Aviv e Gerusalemme. Riforma della giustizia che prevedeva la cosiddetta clausola di annullamento, cioè in buona sostanza il Parlamento israeliano con una maggioranza semplice di 61 parlamentari poteva bloccare, poteva rigettare le decisioni della Corte Suprema israeliana. Questo ha, diciamo, comportato una forte reazione. Sono scesi in campo, proprio concretamente con proteste, circa 100.000 persone, con tutto quello, insomma, che sappiamo. Chiaramente questa instabilità a livello interno ha portato ad un'acuitizzazione del rapporto con la Palestina e diciamo con gli scontri che insomma sono noti a tutti. E parleremo ancora di scenari geopolitici, anche un po' di quali sono i scenari geopolitici nelle altre parti del mondo. Nel frattempo andiamo, Giuseppe, solo qualche secondo in pubblicità per degli break pubblicitari e poi torniamo qui in diretta su Just Today. Eccoci qui, le 9:30 minuti, siamo ancora in collegamento con Giuseppe Di Giacomo Pepe, dottorando di diritto internazionale presso la sede di Palermo dell'Università LUMSA. Parlavamo di questo tuo viaggio, Giuseppe, in Terra Santa. Vogliamo in realtà anche ricordare oggi Alessandro Parini, un collega dottorando che solo qualche settimana fa era proprio in quei luoghi, era ad Israele, a Tel Aviv, per via di un attacco, chiamiamolo terroristico, di quest'auto che si è scontrata sulla folla, ha perso la vita. Ecco, vediamo anche un'immagine. Perché hai scelto di viaggiare
in questi luoghi e quanto credi oggi sia sicuro fare un viaggio di questo tipo? Beh, effettivamente è una bella domanda, nel senso che, come dicevo poc'anzi, mi sono trovato in quei luoghi proprio nel momento in cui le proteste per la riforma della giustizia del governo Netanyahu erano veramente molto forti. La sera del 26 marzo, quando sono arrivato a Tel Aviv, effettivamente si era sbloccato da poco il collegamento autostradale che era stato bloccato dai protestanti. Ed effettivamente anche il periodo in cui sono stato era piuttosto complesso perché vedeva diciamo un forte fermento in quei territori, soprattutto a Gerusalemme, ricordiamo Città Santa per le tre religioni monoteistiche, che è un periodo nel quale coincidevano la Pasqua cristiana, la Pasqua ebraica e il periodo del Ramadan, per cui effettivamente un periodo abbastanza complesso, ecco. Però guarda, io durante questo viaggio mi sono reso conto di una cosa, che spesso, soprattutto noi giuristi, per ragioni così anche pratiche, siamo soliti fare delle distinzioni che poi nella realtà non sono così nette. No? In genere si parla, no, di conflitto fra Israele e Palestina, però quando poi ti trovi concretamente in quei territori, ti rendi conto del fatto che non vi sia la perfetta coincidenza fra il concetto di Stato e il concetto di nazione. Perché per Stato ovviamente intendiamo una realtà, un'entità giuridico-istituzionale, ma per nazione intendiamo, ecco, un'identità in cui ciascuno si riconosce, un'identità culturale. E il confine, ecco, è labile. Ricordo per esempio nella parte settentrionale, la parte della Galilea, effettivamente questa distinzione poi non era così netta, no? Assolutamente. In realtà dall'Ungheria, ne parlavamo prima, dalla visita di Papa Francesco ai territori di Israele e della Palestina, facciamo adesso un altro salto. Hai un minuto e mezzo più o meno a disposizione. Ho scelto due coppie di personaggi per te, chiaramente del panorama del diritto internazionale, per un tuo commento appunto sullo scenario internazionale, sulla situazione geopolitica. I primi due sono appunto, andiamo in America, Donald Trump, ex presidente, e Joe Biden, attuale presidente, probabilmente, e dico probabilmente, entrambi ricandidati per le prossime elezioni presidenziali del prossimo anno, e la seconda coppia non poteva non essere ovviamente quella del presidente ucraino Zelensky e del presidente russo Putin. Allora, su queste due coppie, qual è la tua analisi? Quali sono i tuoi giudizi da esperto del diritto internazionale a livello di geopolitica? Effettivamente è un'intervista davvero molto densa, cioè, ci vogliono anni e anni di studi per poter rispondere a tutte le tue domande. Beh, partiamo un po' dallo scenario della guerra in Ucraina. La mia analisi è questa. Dopo un anno di guerra, effettivamente, non ci sono stati dei particolari risvolti politico-diplomatici. Mi pare che ci sia una situazione di assoluto stallo, che anzi sta facendo acuire le tensioni e il rischio di una guerra nucleare oggettivamente dietro l'angolo. Ricordiamo la dichiarazione di Stoltenberg di qualche giorno fa, che ribadiva il sostegno all'Ucraina. E conseguentemente Putin che risponde con il fatto di voler collocare in Bielorussia le testate nucleari. Ecco, da questo punto di vista la diplomazia ha ancora tanto, tanto lavoro da fare. L'altro scenario che mi chiedevi, beh, staremo a vedere, effettivamente è un'ipotesi del tutto peculiare, soprattutto alla luce dei risvolti giudiziari che hanno visto coinvolto l'ex presidente Donald Trump e soprattutto anche alla luce del fatto che il presidente Biden ultimamente ha mostrato una stanchezza, se così vogliamo, non soltanto personale fisica, ma in generale del suo governo, anche per esempio in relazione alla guerra in Ucraina. Quanto pensi che i risvolti di uno scenario, di quello americano, cioè delle elezioni presidenziali del prossimo anno, possa incidere sull'altro scenario, cioè quello del conflitto tra Ucraina e Russia?
Beh, purtroppo non ho una sfera di cristallo, però posso dire che effettivamente in un mondo così interconnesso e interdipendente, sicuramente ci saranno delle ripercussioni. Indubbiamente sappiamo che le fila un po' del conflitto in Ucraina sono gestite dagli Stati Uniti, per cui sì, effettivamente ci potrebbero essere dei risvolti molto interessanti. Grazie Giuseppe per essere stato con noi, grazie per questa analisi veloce ma puntuale degli scenari internazionali con l'auspicio, perché no, magari di averti in futuro ospite qui proprio nei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Grazie, grazie a te Felice, a presto. Grazie.